Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qua nella officina. Abbiamo iniziato a lavorare presto anche questa mattina, non ho ripreso perché ho continuato ad impazzire con quella perdita d'aria che avevo e credo di aver risolto e eventualmente individuato un paio di punti dove potrò intervenire, però adesso non ho i ricambi e comunque non è una cosa urgente, però lo posso fare facilmente adesso. Questa mattina ho sostituito l'ulteriore raccordo, quello che perdeva, il lavoro più difficile. Adesso in effetti mi rimarrebbe da sostituire questo, però questo qui non perde. E poi ho trovato una leggera perdita in un raccordo a T qua davanti, ma ho capito anche che questi raccordi originali devono lavorare molto dritti. Questo tubo all'inizio mi perdeva, ho tolto le fascette e adesso non perde più, probabilmente perché era troppo tirato e l'O-ring tendeva a schiacciarsi. Questo con tutta probabilità perché l'O-ring è un po' vecchio, sarebbe da cambiare, però mi fa capire anche che questi connettori devono lavorare anche in un certo modo. Non è un grosso problema, adesso non ho perdite. Perché ho toccato un po' questo, l'ho allentato, adesso è un po' più morbido e vedete che adesso non perde più. Recupererò un po' di O-ring e magari li cambierò. Questa è una semplice T, potrei sostituirla con una identica a quella che ho preso l'altro giorno. Però vorrei farlo con quei connettori di ferro, perlomeno qua. Però mi servirebbe una T di ferro. Cercherò di recuperarla e magari lo faremo, però comunque non è assolutamente urgente. Adesso la cosa urgente è sistemare la sonda che non funziona, quindi con tutta probabilità ho un cavo di quelli che ho ricollegato che non fa ben contatto, quindi mi metto a fare quel trabacco. E lo so, è un po' brutto perché devo scavare, togliere un po' di fascette. Individuato che il sensore che non funziona è quello lì, questo cablaggio perlomeno non funziona, è questo qui. Il sensore è buono perché ho provato a invertire i cavi e si inverte il problema. Ho provato a rigiuntare i tre fili coinvolti, le giunture sono due, potrebbe essere questa o potrebbe essere quella davanti, c'è poco da fare, prima funzionava. Ora funziona ragazzi, meno male, è quella, almeno ne devo aprire solo una. Ho trovato il problema, una di quelle giunture non andava. Mi rimetto a fare i cablaggi, questa volta li salderò, può essere che siano un po' più longevi. Credo che rifarò anche quelli restanti che invece funzionavano, tanto ho aperto tutto, ci metto poco. Qui il lavoro posso dire di averlo quasi concluso. Mancano solamente gli attacchi del compressore d'emergenza, però sono già predisposti. Recupereremo il tubo, sostituirò questo che è in pollici e lo attaccheremo lì con dei raccordi appropriati. Non dovrebbe essere troppo un problema, forse. Bene ragazzi, dato che questo primo lavoro è quasi finito, beh, non era proprio il primo lavoro, qui ne abbiamo mischiati un pochino. Dato che mi manca del materiale che tanto adesso non riuscirei a trovare, proseguiamo cambiando tipologia di lavoro. Se vi ricordate, dai nostri amici di Delta Automotive avevamo montato il primo condizionatore e non avevamo montato il secondo perché non era ancora arrivato, ma qualche giorno fa è arrivato ed è qua. I ragazzi di Indel ce l'hanno spedito fresco fresco e quindi lo vado a montare. Ragazzi, facciamoci questo bel unboxing, questo lavoro di relax dopo il trabacco un poco pesato. Siamo confezionati belli bene. Cablagione, qua abbiamo un po' di pezzi, cablagione, cablaggini e motorazzo. Questi sono i tappi che nell'altro non ho ancora messo. Tiro fuori tutto qua e comincio a vedere cosa c'è da fare. Naturalmente la prima cosa in effetti sarà smontare quello vecchio. È identico all'altro, guardate che bel compressorazzo bello grande. Rimuovo coperchietti. Già staccato i tubi e la parte elettrica, adesso provo a svitare le viti e dato che le abbiamo siliconate, si sa mai che magari io riesca proprio a riutilizzare la stessa, proprio bam, senza neanche andare dietro a tenere l'altra vite. Nel caso avremo bisogno dell'aiutante. Queste viti colombiane comunque tengono tanto, questa qua l'ho svitata senza problemi. Per chi ha paura che colle tipo il Sika 252 non tengano a sufficienza, dovete sapere che quella colla che ho messo lì dietro semplicemente per isolare la parte interna, per sigillare la vite in modo tale da non far entrare acqua dentro il pannello, quei 4 punti sono sufficienti a tenere questa roba che tiene su 23 kg. Adesso farò veramente fatica a toglierlo, soprattutto qua ce n'è un po' di più. Io qua credo di aver usato il 221 in teoria, non è neanche una colla. Non voglio fare troppa leva perché non voglio rovinare il pannello e quindi vado a lavorare un po' con questo caro amico multitool, ci lavoro un po' dietro e vediamo che succede.
4 gocce di collante e faccio veramente fatica comunque a togliere. Tolto. Condizionatore rimosso. Adesso devo dare una pulita lì dietro, sistemare dove c'era il bordo della siliconatura, piallare per bene e ci piazziamo la macchina nuova. Prima però provo a vedere se i buchi sono gli stessi. Speriamo. Dovrebbero essere, speriamo siano gli stessi. Adesso devo siliconare. Che non è che è una cosa che mi piace tanto, però non è questa grande siliconatura, devo solo girare attorno alle viti, cosa che prima mi ha reso un po' più difficoltoso lo smontaggio del vecchio compressore. Speriamo di non dover smontare questo. Perché siccome queste viti le abbiamo messe in Colombia, c'ho sempre il dubbio che ho a bordo dei passi in pollici, però in Colombia ancora si usava il metrico. Ok, va, así es, ci siamo. Bene, adesso avvito le vitazze qua, piano piano, vediamo se dobbiamo andare a tenere dietro. Tipo questo dado autobloccante che sta qua nel mio kit di dadi e viti inox è in pollici. Prima provavo ad avvitare e non torna, è in pollici, però è mischiato, mannaggia. Sono riuscito ad attaccare il motore, questo doveva essere il lavoro più facile in teoria. Adesso devo passare alla parte interna, devo smontare questo che era il vecchio evaporatore, lo smontiamo per bene e lo mettiamo da parte, perché qua dobbiamo ancora capire bene come andrà montato il nuovo evaporatore, che ha una forma completamente diversa. Questa è la parte un po' più complicata del tabacco. Questo l'abbiamo smontato veramente poche volte, fortunatamente. Come ingombro generale questa sembrerebbe quasi anche più grande, però quell'altra è più profonda. Adesso andremo a posizionare per vedere come sta, quanto spazio occupa. Questo condizionatore, ragazzi, ci ha salvato diverse volte. L'ultima che mi ricordo veramente importante è stata Las Vegas. 50 gradi c'erano fuori. E noi dovevamo editare dei video, siamo stati dentro in camera e senza questo saremmo morti letteralmente. Questo condizionatore l'avevamo montato a Medellin. Questa parte del mobiletto l'abbiamo costruita appunto in Colombia. Mi ricordo che eravamo andati in un brico center con tutte le misure, ci eravamo fatti tagliare i pezzi già precisi, poi in realtà avevamo dovuto fare alcuni ritocchi perché il lavoro l'avevamo fatto in un campeggio. Però per come era fatto questo evaporatore avevamo dovuto fare una sorta di doppio fondo che adesso dovremmo andare a rimuovere, perché i tubi uscivano da dietro, era previsto il montaggio praticamente dal lato opposto della macchina. Il motore è messo qua, adesso loro prevedevano che i tubi uscissero diretti. Con il nuovo condizionatore in realtà questa cosa si può fare, ovvero il tubo esce dove vuoi. Questo naturalmente l'ho dovuto tagliare, mi ricordo che montarlo era stato veramente difficile. Questo qui è il nostro doppio fondo, questo è il nuovo evaporatore, come vedete è più piccolo, è più basso, se non che è più profondo, e quindi adesso proviamo a togliere questa base e proviamo a capire che cosa succede qua dietro. Allora, abbiamo fatto una sessione di pensamento e abbiamo capito come andare ad installare questo evaporatore lì, in questo buco. Abbiamo valutato tutte le opzioni possibili, da rifare tutto il mobile a farne solo una parte. Abbiamo deciso di metterlo qua e dovrà venire fuori una sporgenza con un angolo in modo tale da riuscire a incassarlo quasi completamente. Chiaro che è una cosa che se avessimo fatto all'inizio avremmo fatto magari diversamente. Ora ci adatteremo a quello che abbiamo senza pensare di smontare tutto quanto. Cercheremo di fare il lavoro migliore possibile, ma soprattutto un lavoro che ci consenta anche di fare una manutenzione a questa roba in modo semplice, e questo magari a discapito di quelli che sono gli spazi che potremmo magari utilizzare qua. Non andremo a recuperare niente dello spazio, nonostante l'evaporatore che c'era prima era più grande. Per come va montato, per come devi mettere le mani, per tutte le cose che sono coinvolte, tubi, cavi, ahimè devi avere degli spazi di movimento che comunque ti fanno perdere fruibilità di questo spazio per altri usi, per gli usi quotidiani. Un'altra possibile soluzione era quello di metterlo lì ad angolo, però dovremmo veramente smontare tutto e non è il caso. Lo facciamo così, mettiamolo dove stava prima quell'altro. Quindi quello che facciamo adesso è prendere un paio di misure
e fare un supporto, perché questa volta lo monterò a soffitto, lo avviterò al soffitto. Viene abbastanza semplice perché qua ci sono degli supporti apposta, qua ci sono dei fori e con una staffetta lo potrò avvitare al soffitto, il che viene abbastanza semplice, diciamo anche abbastanza comodo. Questo è tutto il materiale di montaggio che abbiamo a disposizione. Dovrei trovare le staffette nonché altri minuterie che mi servono. Questo è il tubo per la condensa. Qui abbiamo le staffette nonché anche i supporti per i vari relè e portafusibili. Queste sono le staffette che, come vedete, hanno questa asola e serve per regolare la varia inclinazione di questo evaporatore, che giustamente deve scaricare la condensa. Questi sono i tubi di scarico della condensa e quindi l'evaporatore va un po' inclinato in modo tale che riesca a scaricare bene in qualunque posizione. Sono venuto da questa parte dell'officina. Qui c'è questa bellissima sega multifunzionale, multicontrollabile, multinclinabile, multitodo, che adesso cercherò di capire come funziona. Il pezzo giusto per provarla è questo. Vado a riciclare il legno che avevamo preso in Colombia. Lo teniamo perché ha funzionato bene, ha resistito bene all'umidità, è fenolico, va benissimo. Mi servirà per fare il supporto a soffitto del nostro condizionatore. Però lo devo tagliare intanto qui e qui. Non sono attrezzi che mi piace molto utilizzare, quindi sto veramente molto attento. Allora, la lama è un po' larga, però dai, taglia bene. Va bene, per quello che dobbiamo fare va benissimo. Mi faccio il segno con la squadra. Va bene, dobbiamo posizionare bene la staffetta e quindi riavvitiamo e dopo andiamo a prendere la misura bene. Bene, adesso uso il Sika 252 che avevamo comprato un po' di tempo fa nel negozio di Camper, in modo tale che sia un bel fissaggio, bello strutturale. Prima però dobbiamo passare l'attivatore che sta facendo adesso uscire dentro. Tolgo il barilozzo di 221 che abbiamo, tanto credo che lo dovrò utilizzare, e metto il 252. Il collante lo vado a passare direttamente qui. Il 252, ragazzi, è un po' duro. Quando abbiamo costruito Valentino ho usato una pistola pneumatica perché viceversa sarei morto. Adesso non ce l'ho, piano piano si riesce. Però bisogna avere una buona pistola per il silicone. Avevo iniziato con delle pistole un po' scarse quando ho costruito Valentino e credo di averne spaccate due o tre prima di poi prendere quella pneumatica. Questo è un fissaggio decisamente strutturale. Più colla metto e più il peso si andrà a distribuire su punti diversi, quindi il pannello del tetto subirà meno sollecitazioni. Chiaramente questo non lo toglieremo mai più. Lucia nel frattempo ha passato l'attivatore. Ce l'abbiamo la misura giusta? O si è cancellata? No, l'ho tenuta. Non fare danni con il silicone, come tuo solito. Lo so. Quindi va qua, eh. Ora bisogna premere. Mi ricordo che quando abbiamo costruito Valentino avevamo fatto delle staffe apposta per incastrare, per tenere premuto. Dove va? Ma a questo punto facciamo festa. Ho già fatto la doccia, non è tardi come al solito, però devo dire che oggi sono veramente stanco. Tutta la parte della soluzione dei problemi all'aria mi ha veramente provato fisicamente, con un su e giù dal camion, a misura, togli, cerca i raccordi. E quindi sono veramente provato oggi, quindi un po' di riposo ci vuole. Ciò nonostante abbiamo fatto comunque un bel po' di cose. La macchina è già pronta, abbiamo un buco dove forse ci passeranno i tubi che servono, abbiamo studiato la parte dell'interno. Domani proseguiremo con questi lavoretti. Dai, buona serata. Buongiorno ragazzi, riprendiamo quasi dalla stessa posizione dove ci siamo salutati ieri. Subito al lavoro sul compressore e sul nostro evaporatore. Qua ci sono tutti i pezzi che devo installare. Ci sono tubi, tubo grande, tubo piccolo, tubo della condensa, connettori, ci sta proprio de todo. Ahimè però mi sono accorto di un problema. Non ho più l'isolante per il tubo. Devo andare a cercare di recuperare questo isolante per tubi. Anche se siamo in pieno momento ferie, credo che il brico possa essere aperto. Spero. Vado a fare un giro. Se è aperto bene, se no nada. Oggi giornata bella caliente, tra l'altro. Sono fortunato. Questo brico, quello più vicino, è aperto. Ho trovato quello che mi serve, tra cui anche un barattolo di vernice che mi serve per un'altra cosa. Sono contento, nonostante il periodo, ho trovato tutto quello che mi serve in pochissimi minuti. Vado. Ho preso di due misure, spero che mi entri.
entri dentro questo? No, in questo non ce la faccio. Usare quello più grande. Già che ho tutto il cablaggio qui steso, prima di farlo passare nel buco, dove farò anche un po' fatica, probabilmente lo devo anche allargare, ma adesso vediamo. Mi faccio il bypass del di più. Questo qui è il cavo che andrebbe connesso al polo di più dell'alternatore, sostanzialmente. Quello che dice che il veicolo è in moto e che quindi che l'alternatore sta caricando e che è fatto nel caso in cui si voglia utilizzare questo condizionatore solamente con il motore in moto. A me questa cosa non interessa e quindi io lo voglio sempre alimentato in modo tale che tutti i relè siano attivi e quando accendo il condizionatore, che sia il motore in moto o no, si deve accendere. Quindi non faccio altro che dargli un'alimentazione diretta che prenderò direttamente dall'alimentazione del condizionatore. La stessa cosa che ho fatto dall'altra parte. Il calore latente del saldatore, stringo anche questo termotraibile qua attorno. Adesso è il momento di capire se ci passerà questo tubo dentro quel buco che avevo fatto per il condizionatore precedente. Forse ce la facciamo, ragazzi. Bene, sono contento perché siamo riusciti subito a far passare i tubi e non è assolutamente male. Qui ho già tutti i cablaggi già pronti. Vado a vedere un attimo dentro come siamo messi. Bene, adesso col mio multitool, stando molto attento a non tagliare troppo perché ci sono in giro i cavi di Starlink, allargo un po' questo scasso, non so perché l'avevo fatto così stretto qua dietro. Questa è la modifica che abbiamo fatto in Colombia, in modo tale da avere più spazio qua, farci passare cablaggi e tubi in modo più facilitato. Poi questa parte del mobilino siamo ancora indecisi se modificarla o meno, adesso questo lo capiamo, per adesso lascio così. Però intanto faccio passare i tubi, poi la parte finale del mobilino possiamo vedere alla fine. Tutto il pezzettino. Molto bene, adesso sono quasi pronto per piazzare l'evaporatore, però prima potrei addirittura recuperare una bella T, fare la giunzione per lo scarico e attaccarmi direttamente a quello che c'era prima, allo scarico della condensa originale, che non era proprio bellissimo, era un po' giuntato, ma la parte finale del tubo la potrei cambiare dopo. Fantastico ragazzi, guardate che bella T mi porto dietro da anni ed è proprio la sua, è perfetta da anni, credo di averla comprata quando abbiamo fatto Camillo, è la sua, è bellissimo. Adesso mi sto predisponendo qua dietro i raccordi dei tubi, voglio iniziare a fare la misura che mi servirà poi per tagliare i tubi all'interno della camera, insomma. Adesso devo puntare l'evaporatore in modo tale da poi riuscire a regolare l'inclinazione piano piano, lo fisso così dopo riesco a fare tutti i cablaggi e connettere i tubi. Adesso che ho puntato le due nei punti che avevo già fatto, posso usare l'avvitatore, più comodo. Ok, adesso sfrutto le regolazioni delle staffette allentando un po' queste viti laterali per inclinarlo un po' come voglio. Lo voglio tenere un po' inclinato in modo tale che la condensa scenda bene anche quando magari il camion non è proprio dritto. Sono contento perché riesco ad avvitare e svitare tutte le viti abbastanza facilmente. Ci siamo. Queste parti qua le ho lasciate ancora mobili dopo le avvito, in modo tale da capire bene che curva fargli fare qua. Rispetto all'altro è molto più semplice perché questi connettori, se svito la vite dietro, vengono via insieme al tubo, molto più comodo. Poi guardate che cosa ho qua, una chicca. Ho del grasso per O-ring. Ne metto un pochino qua su questi O-ring in modo tale da far passare bene il tubo dentro senza rovinare l'O-ring, e soprattutto questo grasso è compatibile con le gomme degli O-ring e non le rovina. Ci si potrebbe mettere dell'olio da compressore, ma io non ce l'ho. Adesso vado a infilare questa clip, si sono incastrate tra loro, quella giusta, c'ha il verso, vedete questo dente va verso la parte finale del tubo, che una volta che l'hai infilato questo qui non lo togli più, quindi adesso la posso crimpare. Nel kit è presente questa basetta che serve per sostenere questi supporti per relè e portafusibili. Ho composto tutto quanto in modo tale che sia facile accedere soprattutto ai fusibili. Andrò ad appendere tutto quanto qui. Questa è la base di montaggio de todo. Questo qui è il connettore per attivare la parte di riscaldamento, a me non mi serve. Qui ho questo connettore che deve essere connesso a questo e ci siamo. Anche qua sono andate un po' di fascette, ma ho terminato il cablaggio e soprattutto riesco ad accedere veramente molto bene a tutto, sono contento. Se ci fosse solo un'uscita della condensa potrei attaccarmi qua, però ce ne sono due, quindi devo fare una T
Adesso la faccio, la metto qua così, la faccio uscire qua e abbiamo finito anche questa parte. Il tubo della condensa. Ho realizzato anche lo scarico della condensa con la mia T. Non resta che andare a cablare fuori. Poi naturalmente va fatto il mobiletto, però forse questa è la fine, la parte più facile. Adesso devo fare i tubi qua fuori. Non dovrebbe essere molto complicato. Il lavoro è identico a quello che ho fatto dall'altra parte. Qui la guaina ci passa giusta giusta. Quindi vado di un po' più lubrificante per riuscire a farla passare bene dentro. Ragazzi, sto morendo dal caldo. Va bene. Cercherò di realizzare tutto quanto uguale a quello che ho fatto di là. Devo realizzare il cablaggio, tolgo i tappi e metto il connettore. Per far entrare il tubo allo stesso punto dove ho fatto entrare l'altro, ho girato questo connettore da questo lato. Questa volta è il tubo piccolo, per ora non l'ho ancora fissato rigidamente. Vado, ho tagliato già a misura, vado a crimpare. Ci metto, come ho fatto prima, un po' di grasso, vado a inserirlo. Bam. Ok, adesso devo prendere la misura dell'altro tubo, che invece andrò a mettere in questo senso. Devo prendere un qualcosa per segnarlo e lo taglio fuori e lo crimpo fuori. Farlo da qui è decisamente più semplice. Ok, un po' di grasso. Buono, posso infilarlo. Lo vado a crimpare già nella posizione giusta, in modo che non devo torcere troppo il tubo. Così sono già a posto. Crimpaggio rapido. Ah, che bello quando senti questo clac. Non hai dovuto faticare. Adesso vado a filare il tubo e lo avvito. Bene ragazzi, sono arrivato. Cavo del positivo e negativo 24 volte ce l'ho già qua. Era quello del condizionatore vecchio. Avevo già fatto il cablaggio là dentro. Devo mettere dei capicorda qua. Mettere questo capocorda. Questo è quello della ventola. Dopodiché fascettiamo tutto e abbiamo finito ragazzi. Guardo qua un po' tra i miei capicorda cosa mi avanza. Ne ho diversi. Dovrei riuscire a fare questa connessione. Ho concluso. Ci ho messo un po' a fascettare per bene i cavi dietro, che non voglio che ballino. Però direi che ho finito. Metto un'altra fascettina qua, giusto per bloccare questi, e siamo in bolla. Adesso devo fare lo scasso per far uscire il tubo da qui, dal lato, ma anche per far uscire il cavo elettrico là sotto. Quindi prendo una segatazza, faccio un buco e poi taglio. Adesso vado di seghetto a mano. Questo. Il motore l'ho concluso, ho anche messo la copertura, ci siamo quasi. Ora quello che posso fare è attaccare lo staccabatterie. Sbam, non è saltato niente, è già qualcosa. E vado a vedere dentro che cosa si è acceso. Dovrebbero essersi accesi tutti e due i condizionatori. Ottimo, questo è acceso, mi dice che è in stand by. E anche questo si è acceso, è in stand by, luci! Oh! Chiaramente adesso non c'è il gas. Quello che possiamo provare a fare è accendere e vedere cosa succede. Madonna. È spartita! E stiamo slisto, raga. Pronti per la calura più assoluta. Lo spengo perché tanto non serve, però funziona tutto. Adesso andrà fatta la finitura di questo mobile, che come vedete, insomma, dovrà essere in qualche modo inventato. Vediamo se farlo qua oppure se farlo quando torneremo dai nostri amici di Delta Interior, perché loro hanno la taglierina CNC. E potrebbe essere utile magari usarla per fare questo lavoro. Nel frattempo sono muy contento di questo trabacchito. Vado a staccare la corrente. Beh, già che ci siamo, quello che potrei andare a fare è accendere un attimo questo condizionatore e vedere che funziona ancora tutto. Ok, la temperatura che indica più o meno la stessa. Sentite il rumore quando è tutto chiuso, è molto meno. E adesso vediamo un po' se funziona. Qua dobbiamo ancora mettere le bocchette e tutto. È tutto un po' così provvisorio in questo momento. Però sembra che fa. Vediamo un po' il consumo. 37 ampere in questo momento, beh, poi probabilmente c'è qualche consumo in più dato da ciò che stiamo facendo, insomma, saranno almeno una trentina di ampere. Però sta sfreschita! Sta freschita, Nani! Abbiamo una bocchetta qua. E abbiamo la bocchetta qua. Non male, raga. Dopo un po' che è in funzione, vedo che il consumo si abbassa un po'. Adesso siamo 29 ampere. Sempre appunto tenendo in considerazione che almeno 5-6 ampere sono del consumo interno, quindi potrebbero essere 23-24 ampere. Non è nulla male, fuori fa veramente caldo. Adesso abbiamo i ventilatori, riusciamo a far circolare veramente tanta aria così. Bene, funziona tutto, sono molto contento. Ultimo lavoro della giornata. Vado ad incollare quella curva, almeno è finita e non ci pensiamo più. Ho qua con me un po' di Sika 252
che è già aperto. Ho dato una sgrematina qua dietro, ci passo un po' di colla. Questo potevo attaccarlo anche col 221, però ce l'ho aperto. Non ne metto però tantissimo, raga, perché sennò questo qui non si stacca più e qualora dovessimo fare dei lavori lì dietro dovrebbe essere più che sufficiente. L'unica roba è che spero che rimanga in sede, devo metterci qualcosa qua per bloccarlo, se no mi si incolla storto. Va bene, ho trovato il modo di tenere la parte in posizione con un po' di scotch, uno spessorino, una mezz'oretta e poi non si staccherà più. Posso quasi considerare concluso anche questo Trabacos.